Altro weekend, altro preview. Benvenuti al match preview di Atalanta-Milan. Inizia un'altra settimana molto importante, fondamentale per la stagione dei rossoneri che giocheranno questa sera alle 18 contro l'Atalanta, martedì sera alle 21 a Newcastle per giocarsi le ultime chance europee e poi il lunch match di domenica contro il Monza, domenica alle 12.30. Oggi però si parla di Atalanta-Milan. Come vedete ho la redazione di Radio Rossonera alle mie spalle, tra l'altro vediamo se... Salutate? Eccoci tutti, ovviamente nessuno sta lavorando a parte me. Partiamo subito con il giornalista ospite. Oggi abbiamo Carlo Canavesi, giornalista che segue molto da vicino le vicende dell'Atalanta, che ci spiegherà un po' l'umore in casa Atalanta, che non è dei migliori, ve lo anticipo. Carlo. Non è facile dire come stia l'Atalanta, arriva da una delle settimane sicuramente più difficili dell'era Gasperini, culminata lunedì sera con la sconfitta 3-0 sul campo del Torino, una sconfitta netta, forse fin troppo rotonda per quello che si è visto in campo, però insomma l'Atalanta non ha mai dato la sensazione di poter essere pericolosa nell'arco dei 90 minuti, di poter riprendere il risultato, figuriamoci di andare a pareggiare o vincere la partita. Arriva il Milan a Bergamo, quindi non l'avversario sicuramente più semplice per rialzarsi, ma c'è anche chi ha detto che forse è meglio affrontare una squadra come il Milan piuttosto che una squadra come l'Empoli in questo momento dopo questa brutta caduta sul campo del Torino. Perché? Non perché sia facile affrontare il Milan, ma perché i tifosi si aspettano soprattutto risposte dal punto di vista dello spirito, della compattezza, più che dal punto di vista tecnico o tattico. E quindi quale miglior avversario di una grande squadra per ritrovare spirito e motivazioni molto forti. Certo, dal punto di vista degli infortuni la situazione non è ancora semplice. L'Atalanta non ha a disposizione Scamacca e Touré, limitandoci al reparto offensivo, che valgono più di 55 milioni spesi nel mercato estivo. In difesa c'è qualche acciacco, poi adesso lo vedremo con la probabile formazione, però per il resto la situazione sembrava potesse essere un po' più grave qualche giorno fa, e poi dalle parole di Gasperini nella conferenza stampa della vigilia abbiamo capito che in realtà non è così grave. Ecco, possiamo quindi vedere un po' quale può essere la probabile formazione dell'Atalanta. Musso dovrebbe essere confermato tra i pali, quindi vince ancora l'argentino il ballottaggio con Carnesecchi, che ormai è settimanale in casa Atalanta. In difesa vedremo, perché Scalvini è teoricamente l'unico difensore a disposizione, però Jim City e Kolasinac hanno delle possibilità importanti di recuperare, quindi giochiamoci la difesa titolare con Jim City al centro, Scalvini sul centro-destra e Kolasinac sul centro-sinistra, Atebor più di Zappacosta sulla fascia destra, Ruggeri ormai imprescindibile sulla fascia sinistra, come imprescindibile la coppia di centrocampo formata da Ederson e Martin De Rom. Davanti ci dobbiamo aspettare i migliori a disposizione, anche perché, come dicevamo, non ci sono Scamacca e Touré, che in realtà non si è ancora visto in questa stagione, quindi ci giochiamo Cop Miners alle spalle di Lookman e l'ex De Ketelaere, che sicuramente avrà motivazioni importanti per questa partita. Se uno tra Jim City e Kolasinac non dovesse recuperare in difesa, De Ron potrebbe essere arretrato sulla linea difensiva, con Cop Miners a sua volta arretrato dalla tre quarti alla linea di metà campo, e probabilmente Pašalić a completare il reparto offensivo. Tra l'altro ex della partita, con appunto Lookman e De Ketelaere. Guardate dove vi ho portato. Innanzitutto ringraziamo Carlo Canavesi di Tutto Atalanta, di Bergamo TV, per averci dato l'ultimo in casa Atalanta. Vi ho portato al Winter Garden, dove alloggia il Milan la sera prima della partita con l'Atalanta. Voi vedrete questo video alle 7 di mattina, io vi ho portato qui la sera prima. I giocatori sono appena arrivati all'albergo e la formazione del Milan sarà la stessa di Frosinone, con un solo cambio. In porta giocherà Mike Maignan, a destra capitan Davide Calabria, con Tomori è riconfermato Teo Hernandez difensore centrale, a sinistra Florenzi, centrocampo a tre con ovviamente Tijani Reinders, Yunus Musa e Ruben Loftus-Cheek un po' più avanzato, a destra in settimana si è allenato Luca Romero ma gioca Chukwueze, a sinistra ovviamente Christian Pulisic e davanti ritorna Olivier Giroud. Occhio però a Luka Jovic, occhio alle sorprese. Vi lascio al direttore, al suo piccolo commento in questo match preview. Obbligo di vittoria per il Milan questa sera a Bergamo, non tanto perché abbiamo bisogno per forza dei tre punti per un chissà quale, insomma, desiderio strano di avere per forza e solo e soltanto i tre punti, ma perché bisogna dare una dimostrazione di forza a noi stessi,
perché più di una volta in questo campionato abbiamo zoppicato vincendo una partita e poi perdendo la successiva, oppure pareggiando, oppure non andando mai incontro una vittoria dopo l'altra in questo campionato, se non il 30 settembre scorso. E quindi ancora una volta dobbiamo dimostrare a noi stessi che finalmente un po' il periodo peggiore l'abbiamo messo alle spalle, il periodo di ottobre, novembre, quel brutto periodo fatto di tanti risultati negativi e di poche vittorie. Portare a casa 9 punti nelle ultime 3 di campionato vorrebbe dire anche a noi stessi, quasi soprattutto a noi stessi, che anche per il campionato, per la corsa di vertice ci siamo. E quindi Atalanta-Milan, obbligo di vittoria. Niente tiki-taka-toe per niente giochino per chiudere questo preview perché erano voglia di perdere anche sto fine settimana. Quindi commenti, torniamo con la clip dei vostri commenti. Partiamo dal social. Unfairplay, come sapete, il mio account preferito, scrive: lesione muscolare per Kier, lo vedete qui. Al Milan si infortunano anche gli infortunati, sperando ovviamente che questa ecatombe finisca. Nessuna canzone di Calcutta è abbastanza triste dal descrivere un gol preso da Luka Jovic. Sì, perché Luka Jovic si è sbloccato in casa con il Frosinone e c'è qualche commentino a riguardo. Roberto scrive: stasera il preview del Frosinone, tra l'altro, profetico. Stasera andrò a conto corrente, ma mi sento che timbra Jovic. Dai, Jovic, grandi ragazzi e forza Milan. Grazie per il grandi ragazzi, spero sia rivolto a me, non al Milan. Ha segnato Jovic, quindi bravo Roberto. Nedlow97 scrive: Giovanzana, sei lo Jovic del TikTok. E infatti non l'ho portato in questo preview come ho detto prima. Passiamo a qualche commento invece contro me medesimo perché mi divertono sempre. Giuliana scrive: io quello non lo sopporto, presumo ce l'abbia con me, ma perché l'avete portato a raffio rosso-nero, lo dovete regalare a Cardinale, è antipatico come lui. Grazie. Stregato scrive: tutto bello interessante a parte Giovanzana, questo mi è piaciuto anche perché hai messo la faccia che ride alla fine, quindi grazie. E basta così, questo solo due, quindi grazie che mi volete bene. Mirko Badini scrive: basta Krunic, sembra abbia detto basta anche lui visto che è vicino alla cessione. Giacomo Garaci scrive: il Frosinone gioca a calcio, il Milan gioca a lanci. Lanci fossero tutti come quelli di Maignan per Pulisic, giocherei a lanci tutte le partite. Chiudiamo con il flusso di coscienza, lo stream of consciousness, alla James Joyce di Emanuele Romagnoli, che scrive: un'altra partita ad umiliazioni, quattro emoticon, incontenibile. E prima della partita di Frosinone è diverso, ovviamente, incontenibile. Ormai è tutta umiliazione, cari tifosi, vedete che la squadra non dà più. Ascolto ad un allenatore. Flusso di coscienza, poi abbiamo vinto con il Frosinone, quindi se riesci a ricommentare nello stesso modo, così magari vinciamo anche questa sera contro l'Atalanta. Io vi ringrazio per aver visto questo preview, vi saluto, vi auguro una buona partita e vi do appuntamento a martedì perché c'è Newcastle Milan.